Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui oggi che continuiamo perché la serata è lunga, siamo arrivati alle 3:30 di notte e visto che non abbiamo un cazzo da fare, continuiamo con la serie Piante vs Zombie. Siamo al nono episodio, qui in compagnia c'è sempre il mio amico. Ciao ragazzi. L'ultima cosa che era stata sbloccata è il negozio e andiamo a vederlo insieme. Il negozio sì, è la macchina di Dave, il pazzo tappato. E possiamo comprare una slot che costa 5.000, quindi manca poco. Dei trattori più favorenziati, ah no, sono quelli per la piscina. Un rastrello per il zombie che lo permette di mettere gli reti. Un rastrello di merda comunque. E delle carte potenziamento, quindi questo va a potenziare i nostri soli. Questo la mitraglietta, quindi due ottimi potenziamenti dovremmo comprare. Però prima compriamo le slot, che sono più importanti. Quindi ragazzi, continuiamo con la nostra avventura. Siamo al livello 3, quinta ondata, quindi ben metà livello già. Fino molto basso. C'è anche un tubo di pensate che dice questo. Ci ha solo detto che i zombie sono piccoli questa volta, quindi c'è un mini gioco. Un gioco valioso che mi è venuto molto piacere. Abbiamo nemmeno un po' di
vinto con due bombe, vi rendete conto? Che fai, peperoncino? Il peperoncino, ragazzi, è formidabile. Il peperoncino veramente è alla pena. Oh mio Dio, che nome del cazzo. Yalapeno. Distrugge un'intera fila di zombie. Porca puttana. Fa come il trattorino. È un trattorino. L'unica cosa che non mi saranno mai tanti zombie nella stessa app. L'unica cosa, ragazzi, quanti soldi sono arrivati? Porca manca, siamo a 210. Ok, continuiamo con la nostra avventura. Ciao cacca. Chi siamo cacca? Io. Ma papà. Anche l'anno fattore. Oh mio Dio, ragazzi, questo veramente, ragazzi, un momento di serietà. Vi spiego cosa fa questa cagata. Allora passa e schiaccia tutte le nostre piante senza fregarsene di nulla. E quando passa lascia del ghiaccio per terra dove noi non possiamo più piantare piante. Quindi lo dobbiamo crepare immediatamente con una bomba, cosa principale, anche perché per creparlo ci vuole la mano di Dios. È un tankato di merda. Perfettamente giusto. Quindi qui ci vogliono le bombe. Non è che si aspettava poi così sono le abilità di quali converti? Dei funghi che tu scegli. Ah, quelli là si usavano nella modalità quella là oscura, la luminità verde. Sì, sì. Dove non c'erano su. E questa qua è più facile perché scendono i funghi. Vedete, già si fa più complesso, già i zoom iniziano a nascere, non abbiamo il tempo di mettere questi bordi. Della partita abbastanza slow. Guarda, io sono un po' più che proprio da pro voleva. E pensare che delle piante si ammazzano in un giardino. Ma più avanti ci sarà una figata assurda, la faccio intelligente questo gioco. Poi all'inizio io faccio lo sci. Gioco intelligente, la gente intelligente. E certo. I ragazzi sono d'accordo con me. Corti. Ci può andare per spiegare. Io trovo crollo. Chi è che si ritrova? Spiegare il peperoncino fa una cosa comunque una bella fiammata, quindi dove il trattore lascia il ghiaccio noi lo sciogliamo con il peperoncino, quindi no è una cosa seria questa, non si sente il tono serio, no. Quindi ve lo devo mostrare il prima possibile perché sennò qua mi dite che faccio le bimbo inviate, cioè però con un amico un po' pizzandino qui, però calmiamo dai, sopporto il tuo porto, io la caverei con la porta. Ah, cazzo, ho sperato già troppo, non mi posso permettere a questi livelli di farmi cominciare. No, mi piace più il 5-7-24. Lo so, è un po' imbrogliato, no. Lo so, ma è il mio modulo. Ma non si discute. Quindi quattro attaccanti, 7 c'è tanto. 5 di metri nuovamente al portiere. No, quello non lo metto. Vabbè, comunque.
segno lo stesso. Sì, sì. Okay. Tu ci hai spagassato le nubi. Ah, e basta. No. Ah, quella là stavo in cavaliere. Eh sì, quello è il più pezzatino della squadra. Della panca, della... Mi ha rotto coglioni. Ah, facciamo vedere il peperoncino. Vedete che lascia il ghiaccio, e guardate come ci schiaccia la nocciolina, guardate, una nocciolina che per dirsi con la mano di Dios, lui, bam, la schiaccia, e noi infiammiamo tutto. Guardate la mia nocciolina, guardate, ho dovuto sacrificare una nocciolina per farvi vedere come funzionava, cioè vi rendete conto? O mi piace per la nocciolina? La povera nocciolina che si è sacrificata per noi. Qui ci vuole un'ora e mezza. Facciamo 10 minuti di ma non finisce il video. Ci sentiamo più meglio. Il mio amico frizzatino, un po' sonno, non è tanto frizzatino. Si sta sfiorando. Come mai? Ci parli di questo tuo nuovo problema? Io non è un problema fisico, mi stanno stando un po' meno di me. Oh mio Dio! What? Ok, quanto vale? Mille soldi! Quindi andiamo a comprare la slot estella. Esattamente sì. È il mio giorno fortunato, sono contentissimo. Eh sì ragazzi, in questo gioco anche questi regalini ogni tanto mi fanno. E se un regalino c'è, voi lo dovete accettare. E quindi arriverà la generalità orgiata di orge. E noi dovremo vincere. No, ma tu lo vuoi vedere questo ciccione che ammazza il camion? Che lo ammazza? Ah, non ci tu cazzo. La zucca butta giù il camion, ma lo devi fare prima che la investe. No, non ce la fai investirla, guarda. Boom! Ha distrutto un camion! Ragazzi, è immensa quella. Quella zucca mi dà tutta la zucca. La zucca è immensa. Guarda qua, se non pigliavamo i 1000 euro per 30 non compravamo la slot. Tanto. Ah no, ce li dava perché alla fine tra primi ci danno quelli. Robo. Questo indebolisce e ferisce gli zombie che lo calpestano. Cioè vi ho detto tutto, è una merda assoluta. Ok ragazzi, andiamo al nostro negozio, compriamo la slot. Ho finito di voler acquistare questo Gingillo. Malzi. Ma perché non posso suonare? Perché è un pazzo! Non mi sembra quello di una notte da leone con la barba. Infatti è un pazzo. Aspetta, come si chiama? Guarda. Come si chiama questo? Non mi ricordo, questo 20.000 per un'altra slot, ma vi rendete che è furto? È un furto. Ci hanno sbloccato i minigiochi, ragazzi. Minigiochi io direi di inaugurarli. No, solo di vederli. Inauguriamo il prossimo video. I minigiochi, ragazzi, si devono solo guardare perché ci sarà una serie a parte per i minigiochi, rompicapi e sopravvivenza. Wow, what the fuck. Ok, sono le 4 di notte. Io suggerirei di andare a dormire. Ma io dico che cazzo ci andiamo a fare a dormire. Stiamo dicendo di andare leggermente. Un bicchiere di fuck. Vediamo giusto un po' il nostro elenco ogni tanto che passa un altro po' di tempo. Belle piantine sbloccate. Enciclopedia degli zombie. Guardate questo quanto è figo.
ti sembra tipo... Sembro tipo io quando ho fatto. Sì, sì, è due secondi. La bicicletta. Lasciamo 2 secondi per ogni zombie, così vi leggete le cagate che stanno scritte, se vi va. Stoppate il video e ve lo leggete. Perché non lo faranno, Silvio? Cosa gli fa pensare che i nostri quindi mica sono così intelligenti che si leggeranno? 10 righe. 10 righe. Cioè, io neanche a scuola leggo 10 righe uno dopo l'altro. No, io a scuola alla professoressa fa una parola d'arte e gli chiedo l'intervallo. No, se la professoressa mi chiede di leggere qualcosa, ogni 10 righe faccio cadere l'astuccio, altrimenti non riesco. Ma sai a quello che caga ghiaccio? Quale caga ghiaccio? Questo caga ghiaccio! Questo caga ghiaccio, cazzo, non l'abbiamo ancora visto, non so come cazzo è che qui si vede. Questo qua viene trasportato con una. Quindi la squadra. È uno slittino. È uno slittino, ma non l'abbiamo ancora visto, non so come cazzo, forse l'abbiamo creato involontariamente. LOL. Siamo fortissimi. Elenco di più. L'abbiamo fatto neanche spawnare con la bomba. Non era una busta, ragazzi, era il mio amico che spostava la scrivania. No, è la scrivania che ha fatto la pizza. Giusto. Costruzioni? Ok. Aiuto. Ok. Esci. Ok. Va bene, ragazzi. Per oggi è tutto, credo definitivamente, non credo che tra un paio di ore riveniamo con qualche video, massimo domani mattina. Già è mattina. E infatti ma al massimo domani mattina quando il sole splenderà e ci saluterà a tipo Teletubbies, sì, che ci guarda e ci ride e fa ciao. Ok, e siamo fusi, ragazzi, a quest'ora di notte. Ragazzi, buonanotte. Ragazzi, buonanotte, loro se lo vedranno a luna del giorno che vanno a mangiare quei buon pranzo e al prossimo video. Vabbè ragazzi, seriamente grazie come al solito, mi raccomando iscrivetevi, commentate e al prossimo video.